Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Mentre guardate questo video dovrei già essere in Spagna. Chi ha visto il precedente sa bene di cosa sto parlando. Sappiate comunque che non sarò a casa fino a domenica. Dunque, in caso di news non ci saranno video, ma le troverete comunque sul nostro profilo Instagram Rainbow6itacom, tutto attaccato. Assicuratevi di seguirci anche lì, perché commenterò le novità di questa nuova season nelle storie. Come al solito, appena c'è un leak o una notizia qualsiasi, sento questo stranissimo bisogno di indagare su ogni piccolo particolare. Si parte dall'esterno con una visione di insieme di tutto l'ambiente. La fortezza sorge sul cucuzzolo di una montagna e si affaccia su una zona pressoché desertica. La struttura centrale non sembra esageratamente grande e pare svilupparsi su più livelli. Si vedono almeno un paio di rampe di scale che portano al tetto ed un'antenna che ci servirà più avanti nel video per orientarci. Quindi ricordatevene. Immagino che da questo lato ci sia almeno uno spawn per gli attaccanti, se non due differenti. Spostandoci probabilmente sul lato destro vediamo numerosi cannoni sulle mura esterne, una telecamera in lontananza e qualcosa di simpatico sul tetto di una delle due torri. Dalla parte opposta si vede molto meglio. La Ubisoft ha piazzato un segnavento a forma di Lord Shanka mentre usa la sua torretta. Già questo vale tutta la mappa. Spostandoci tra i pneumatici della macchina che compare all'inizio del video, ci avviciniamo all'entrata principale. L'operatore che ci attraversa la strada sembra essere Maverick. Ricordate l'antenna che vi ho fatto notare prima? Eccola lì. Siamo quindi sul lato opposto all'entrata principale, sempre all'esterno. Anche qui si vede una seconda telecamera. Probabilmente siamo nei pressi di un altro spawn per gli attaccanti. Finalmente passiamo all'interno. Da quello che sembra uno spogliatoio, ci spostiamo verso un hammam. Ricordate questo nome per dopo. Ovvero un complesso termale con un'importante funzione religiosa e sociale per i musulmani. In lontananza si vede una porta barricata ed il tetto non sembra accessibile agli operatori. Siamo in una delle entrate principali dell'edificio. Il cartello probabilmente si riferisce ad un ufficio informazioni che non ci viene mostrato. Un altro operatore, stavolta forse Jackal, attraversa l'atrio, in cui si possono notare una telecamera e una rampa di scale. Questa zona invece credo sia un harem, un luogo riservato alla vita privata delle donne. Le finestre non sembrano permettere la visione tra esterno e interno, ma quella parete scura potrebbe essere distruttibile. Ok, ora fate attenzione. Rampa di scale, distributore, possibile parete distruttibile e cartello con la scritta Hammam. Dunque, il complesso termale dovrebbe trovarsi al pian terreno. In questa rapida transizione infatti ci ritroviamo al piano superiore, dove il pavimento non sembra essere distruttibile e la luce forte mi fa ipotizzare la presenza di un accesso o di una grossa apertura sul tetto. Ancora una volta fate attenzione a quel cartello bianco e rosso a metà del corridoio. Ci servirà per dopo. Maverick ci viene a disturbare anche mentre passiamo all'interno di una sorta di reparto ospedaliero con tanto di separé tra i letti. In questa stanza sembra esserci una parete distruttibile sulla destra. Eccolo qui, il cartellone bianco e rosso di prima. Siamo nello stesso corridoio, ma stavolta lo vediamo dall'alto. Zona totalmente nuova e difficile da collocare. Quel quadro ha un certo non so che di Assassin's Creed e tutte le pareti sul lato destro mi sembrano distruttibili. Ancora una volta una zona nuova. Probabilmente si tratta dell'accesso all'ufficio informazioni di cui vi parlavo prima, perché in lontananza mi sembra di vedere le tipiche sedie che si trovano nelle sale d'attesa. Il piazzale centrale è molto luminoso, anche in questo caso potrebbe esserci un'apertura sul tetto. Siamo ancora nella stessa area e lo si nota dal motivo delle mattonelle di pavimento e pareti. Finalmente c'è una finestra barricata. Iniziavo a pensare non ce ne fossero. Queste vetrate dai colori stupendi invece sembrano trovarsi al piano superiore e qui l'accesso dal tetto è quasi scontato. Alla fine scopriamo anche l'origine delle linee bianche sulla prima immagine della nuova operazione. Si trattava semplicemente delle forme all'interno di queste vetrate. Benissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Condividete il video con tutti i vostri amici e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Say you like that.